Io non mi sarei mai aspettato 22 anni fa, quando ho iniziato a leggere One Piece, che nel 2023, nella settimana del mio compleanno, succedessero tre cose straordinarie nel manga, nell'anime, nel live action. Vi dirò di più, Eiichiro Oda sa chi sono. Ma prima di spiegarvi come, dove, quando, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché dovete sapere che metà delle persone che guardano i video non sono iscritte. Perché? Facetelo! Ma torniamo a noi. Quali sono questi tre avvenimenti particolari che sono successi nella settimana del mio compleanno, ovvero quella del 3 settembre? Allora, innanzitutto, il 31 agosto, data non a caso, essendo il One Piece Day a livello mondiale, è uscito il live action di One Piece. E questa è l'ultima cosa che è successa in questo mondo straordinario di One Piece. Perché la prima, bisogna tornare molto molto indietro, bisogna tornare a un Maurizio molto piccolo, un Maurizio di 14 anni, che ne avrebbe a breve fatti 15, che leggeva un sacco di fumetti, che un giorno, guardando il TV su Risi e Canzoni, vede che c'è un cartone nuovo all'arrembaggio, coi pirati. Belli pirati. Quindi corro in fumetteria per scoprire se c'è il fumetto. A 14 anni li chiamavo fumetto. Ma io ho iniziato a leggere nel 92. Il mio primo manga è stato Ranma Mezzo. In fumetteria c'era una rivista che si chiamava Anteprima. C'è ancora, ma nessuno la guarda. Che ti diceva cosa sarebbe uscito nei mesi successivi. E ho visto che c'era appunto all'arrembaggio. Ma il fumetto si chiamava One Piece. E dico a Roberto: Roberto, mi metti da parte questo che lo voglio prendere? Certo. Quindi io a luglio 2001 compro il fatidico primo numero di One Piece. Vado a casa, me lo leggo e dico: ragazzi, è bellissimo. All'epoca io avevo una piccola perversione, chiamiamola così, che era quella di imbustare i fumetti. Ma il numero uno, io ho due numeri uno di One Piece, perché uno è completamente distrutto, perché con dei miei amici volevamo fare il videogioco di One Piece. Quindi con RPG Maker abbiamo ricreato le mappe, i personaggi, tutto quanto, e li disegnavo io i personaggini, no? Quindi era tutto aperto, tutto sfacciato, tutto rovinato. Ho detto: no, non posso, One Piece è troppo bello, devo comprarne un altro. E cos'è successo? Che da 22 anni, da luglio 2001, questo fumetto non è mai stato aperto. Cioè, io l'ho preso dallo scaffale e l'ho messo nella bustina. Per farvi capire quanto sono vecchio, c'è il prezzo in lire. E qui nasce il mio grande amore per One Piece, con questo fumetto che all'epoca era rivoluzionario, raccontava appunto cose nuove, cose sui pirati. Poi sappiamo tutti come si è andato a evolvere, tutte le evoluzioni che ha avuto One Piece nel corso del tempo, perché molta gente, cosa che non si fa, salta delle saghe. Non si saltano le saghe di One Piece, no? Non si capisce nulla. Anche nella saga che sembra più strana, c'è comunque una virgola, un elemento, un punto che ti serve per capire la storia. Cosa dicevo all'inizio? Che sono successe tre cose particolari. Una nel manga, non posso spoilerare, ma l'ultimo capitolo, il 1091, personalmente mi è piaciuto veramente veramente tantissimo, perché stanno per partire due combattimenti di cui uno è mega atteso e molto incerto, anche se parlando con altre persone hanno già la certezza di come finirà. Ma andremo a vedere. Tra l'altro, parlando del manga, so che molte persone ci si sono avvicinate di recente, proprio perché è uscito il live action. Quindi ho parlato con persone che mi hanno detto: sai Mauri, dato che usciva il live action, o comunque si è creato tanto hype quando è uscita la puntata 1071, quella particolare dove succede una cosa particolare, ha rivoluzionato un po' l'anime di One Piece, l'ho recuperato, sai, l'ho letto tutto in due mesi. E io che pensavo: ma tu guarda, questa gente che ha avuto dei reveal tre settimane dopo, nel senso leggeva, poi dopo due settimane ha avuto il reveal di una cosa che aveva letto lì. Per me magari invece quello stesso gap è durato 13 anni e credo che ovviamente è stata vissuta in modo diverso. Io non riesco a ricordare bene un periodo della mia vita in cui non c'era One Piece. Questa è una cosa un po' strana, ragazzi, se ci pensate, perché un conto è dire: oh, ok, ho recuperato 100 numeri in 3 mesi. Io invece costantemente, mensilmente, lo faccio da più di 20 anni, cioè da una vita. Per questo io a volte, quando immagino la fine di One Piece, mi sento malissimo. Comunque, dicevamo che sta per partire questo combattimento incredibile, iniziato nell'ultimo capitolo, e tutti siamo in attesa di vedere. Ma una cosa importante, perché ci andiamo ad allacciare alla seconda cosa che è successa. Perché ho nominato l'anime? Perché appunto la prima volta che ho conosciuto, ho letto di One Piece fu, come ho detto prima, su un TV Sorrisi e Canzoni, perché iniziavano le puntate su Italia 1. Cosa ci fa un re dei pirati in TV? E quindi ero ragazzino, avevo appena finito le scuole medie, avevo iniziato le superiori. Non avrei mai immaginato che poi, tantissimi anni dopo, io sarei diventato parte di One Piece. In tanti modi diversi, perché dovete sapere che chi mi segue lo sa, e io ho doppiato Kobe 10 anni fa. Basta buttare via tutte queste vite! Nella saga di Marineford, perché la prima voce di Kobe era Maurizio Torresan, Paolo Torrisi, la voce di Goku, quella di 20 anni fa. In qualità di rappresentante della Marina Militare ti dichiaro in arresto! Poi ha cambiato di nuovo voce, ma l'onore più grande, il piacere più grande, la soddisfazione più grande è data da questo signore che ho qui sulla maglietta, che nella saga di Dressrosa, una delle più longeve, ho avuto l'onore, il piacere, la fortuna di doppiare Doflamingo. E allora, Smoker,
Dove sono Cappello di Paglia e i suoi? Dimmelo. Sai, Paolo, che l'autore di My Hero Academia, Horikoshi, ha rivelato che 10 anni fa mandò una fanart a Oda di Smoker e Oda la pubblicò. Horikoshi non era ancora un fumettista. E quindi quando poi glielo andò a dire, Oda era felicissimo. Dice, cavoli, ho pubblicato un ragazzino che mi ha mandato una fanart e adesso pubblica uno dei manga più venduti nel mondo, cioè My Hero Academia. E Horikoshi ha detto una cosa molto bella. Ciò che mi rende orgoglioso è che io sarò per sempre parte di One Piece. Perché? Perché è stato pubblicato su un numero di One Piece. E mi rispecchia questa cosa. Anche se soltanto per l'Italia, io sarò per sempre parte di One Piece, con la mia voce su diversi personaggi, soprattutto su Doflamingo, perché sono circa 100 puntate alla saga di Dressrosa, quindi Doflamingo è un personaggio molto impegnativo, credo uno dei personaggi più impegnativi a livello tecnico e recitativo che io abbia mai doppiato. Qualche mese fa è diventato virale un reel, un TikTok, dove facevano vedere Doflamingo doppiato nelle varie lingue del mondo, no? È ritornato virale e di nuovo, anche stavolta, io ho il grandissimo onore, il grandissimo piacere di ricevere tantissimi complimenti da parte di stranieri. Mi fanno i complimenti per come ho doppiato Doflamingo, dicendo che subito dopo il giapponese rispetto a tutto il mondo ci sono io. E non può che rendermi più che orgoglioso, perché vuol dire che a questo punto non faccio parte di One Piece soltanto in Italia. Questa è una cosa per me straordinaria. Parlando dell'anime, questa settimana è uscito l'episodio con il voto più alto di One Piece di IMDb, perché a livello di ciò che succede, a livello di animazione, a livello di qualunque cosa. Tra l'altro One Piece sta facendo una cosa molto poco giapponese nelle ultime puntate, perché ci sono tanti animatori stranieri, sta mischiando tanti stili di animazione, sta sperimentando tanto. Devo dire che la cosa funziona e sta venendo veramente tanto apprezzata. Paolo! Sai perché ho detto Paolo? Perché è una P, la P di Paolo. Preferisci il dolce o il salato? Salato. Quindi ti posso offrire delle patatine zero paprika flavor e dei ceci crunchy ceci, tomato e basilio. Se avessi detto dolce, però, ti avrei offerto uno zero baked cookie, un biscotto. C'è scritto zero, ma il biscotto dentro c'è, ragazzi. E ok, io questi sono buonissimi, sono i biscotti al cioccolato proteici di Prozis, non Paolo, Prozis. E col codice sconto Merluz10, che vi piaccia il dolce o vi piaccia il salato o vi piacciono entrambi e vi piaccia mischiare, avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti. Quindi abbiamo detto super capitolo del manga con combattimento che sta per partire, puntata incredibile dell'anime e, traslando, è arrivato il live action. Per molti era un fiasco annunciato. I trailer non convincevano tantissimo. Eppure è la serie Netflix più vista in 84 paesi. Ha superato Mercoledì e Stranger Things. Ha dei voti altissimi su Rotten Tomatoes ovunque. È super apprezzata. Ovviamente c'è a chi non piace, vuoi per gusto, vuoi perché molti dicono c'è poca fedeltà col manga. Non è il manga, è una trasposizione live action. Non puoi fare Sin City, che è il fumetto portato in inquadrature addirittura. Io ho lessi Sin City perché volevo vedere il film. L'ho tolto dopo 10 minuti. Perché era uguale? Perché è identico. Quindi in questo caso noi abbiamo 3 media differenti, che sono la carta, l'animazione e live action. E credo che ognuno vada vissuto per quello che è. Alcune cose cambiano anche dall'anime al manga, eh. Alcune cose un po' più crude che magari in animazione non potevano essere trasposte. Quali sono le tue impressioni sul live action? A livello proprio emozionale tuo? L'ho atteso tanto, ho avuto la fortuna di presentare l'anteprima a Milano, dove sono state proiettate le prime 2 puntate, e ho visto delle cose. Già soltanto nella prima puntata, se sei un vero fan di One Piece, ti cade la mandibola durante l'esecuzione di Roger, perché insomma ci sono delle piccole perle qua e là. Andando avanti devo dire che è stato molto riassunto, ma è scorrevole e non lo guardo come se mi aspettassi di guardare Oppenheimer. Lo guardo come se guardassi One Piece, e cioè quello che Oda ha sempre voluto. Una cosa divertente, una cosa intrattenente, che però ti facesse anche riflettere. A me personalmente, a parte qualcosina, il live action è piaciuto, io l'ho visto tutto. Ci sono cose che possono essere magari riviste meglio in un'eventuale seconda stagione, nel senso che non tutti i combattimenti mi hanno fatto impazzire. Quelli di Zoro li trovo bellissimi, perché McKenyu è veramente figo e bravo, c'è poco da fare. Mentre mi è piaciuto tantissimo lo spirito, l'avventura, il cast, ragazzi, sono perfetti. A parte che li ha scelti tutti Oda. Posso dire una cosa? Molta gente, quando è stato presentato il cast, si è lamentato, tra virgolette, della nazionalità della ciurma. Ragazzi, in un SBS, le domande che fanno Oda e lui risponde, viene fatta questa domanda a Oda: personaggi della ciurma, che nazionalità hanno? E Oda ha scritto 15-16 anni fa esattamente la nazionalità che hanno adesso gli attori del live action. Ma dai. Sì, 15 anni fa.
Che Luffy è messicano? Che Luffy è brasiliano. Però è messicano l'attore. È latinoamericano. Va bene. È andato lì, cioè è andato lì vicino. Se lo guardi sembra brasiliano. Paolo, sai cosa ha fatto Iñaki Godoy per essere scelto? Lui si era studiato tantissimo il personaggio, anche nei video su YouTube, e aveva capito che la cosa importante di Luffy era il sorriso. Certo. Ti dirò di più, la cosa importante di tutto One Piece è il sorriso. Anche perché, per esempio, ogni persona che incontra Luffy nel corso del suo viaggio, lui stesso, tutti ridono in un modo diverso. La risata in One Piece è una cosa essenziale. Torniamo al live action. Mi è piaciuto tantissimo la scelta del cast. Mi è piaciuta Nami, è piaciuta Emily Rudd, quella coi capelli arancioni, la ladra, cioè, Nami è molto 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 simpatica. Poi comunque tutto il cast l'ho apprezzato. L'unico, ti dirò, che prima di vedere il live action non mi convinceva particolarmente era Sanji. Ma vedendolo mi ha fatto ricredere completamente. È bravissimo, è perfetto. E l'attore di Sanji, per tutta la durata delle riprese, è rimasto sempre in costume e cucinava lui per tutta la troupe, sempre. E adesso gli è preso la fissa e il hobby della cucina. Pensa a quanto amore c'è stato messo in questo progetto. Soprattutto da Oda, secondo me, che ha supervisionato tutto. Sono sue determinate scelte di storia, quindi se dovete rosicare per delle cose che... Ah, però qui non ha detto questa parola. Andatelo a dire a Oda e lui vi riderà in faccia, probabilmente con la faccia di un lumacofono o di un pesce, perché nessuno sa che faccia abbia da 20 anni ormai, perché l'ultima sua foto risale a quella del matrimonio, credo che è stato quasi 20 anni fa. A proposito di lumacofono, Ichiro Oda sa chi sono. Perché? Guardate qui. Konnichiwa, Italia no Mugiwara no family. Oda Eiichiro desu. Minasan no jounetsu ni wa datsubou desu. Tekkaku desu kara, minna de kinen shashin o torimashou. Maurizio-san, giunbi a dekita? Questa clip è stata proiettata all'anteprima di Milano prima delle due puntate. Nonostante io fossi lì, fossi il presentatore della serata e mi avessero detto prima che sarebbe successa questa cosa, io comunque, coperto dagli occhiali di Doflamingo, la lacrimuccia l'ho versata. Quindi, quando ho detto i tre grandi eventi di One Piece, cosa pensavate voi? Il capitolo, la puntata e live action? Sono il capitolo, la puntata e Ichiro Oda che mi chiama per nome. Questa è la cosa che è successa. Ragazzi, guardatevi il live action di One Piece, guardatevi l'anime, leggetevi il manga. Sono tre avventure a sé stanti, completamente, che secondo me vanno vissute appieno, ognuna con il proprio spirito. Commentate con il vostro parere sul live action, così magari ne parliamo. E una cosa importante. Allora, fermi tutti. Ho doppiato Doflamingo. Ok, ho doppiato Mihawk. Oda mi conosce, Netflix mi conosce. Se si va avanti con le stagioni, sarebbe opportuno che io interpretassi Doflamingo come attore. No? Se va avanti di questo passo, a che stagione potrebbe essere? Fine seconda. Ah, così presto? Stanno comprimendo come non hai neanche idea, Paolo. Quindi terza stagione Doflamingo. No, 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 compare. Ma la saga di Doflamingo è tipo... No, io dicevo 11 anni dopo. Saga di Doflamingo? No, mai. Ah, ok. Mai. Dressrosa probabilmente ci arriverebbero, boh, tra 8 anni. Nona stagione. Ma che non la fai neanche nona stagione? No, forse sì. Però avrei 46 anni, 45. Però Doflamingo ne ha 39. Ma io comunque ne dimostro meno. Ce la puoi fare. Ci sta. Dai, ragazzi, Doflamingo come attore. Commentate, perché sono curioso della vostra opinione. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Pensa un po'. Un uccellino mi ha detto che se non guardi questi altri video non diventerai mai il re dei pirati. Come? Non vuoi diventare il re dei pirati? Menzogne!